Nella seduta della Commissione Antimafia di mercoledì 20 giugno affrontiamo due questioni separate. Da una parte andiamo avanti con le audizioni dei dirigenti che hanno redatto la relazione sullo stato di attuazione della legge 17/2015, detta legge antimafia. In particolar modo ci occupiamo di verificare se e come ha funzionato il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, ARPA e il Comando dei Carabinieri per il monitoraggio dei i cosiddetti ecoreati, e poi verifichiamo anche per quale motivo ancora non è stato realizzato il cosiddetto albo delle associazioni che fanno e portano avanti la lotta alle mafie. Nella stessa seduta ci occupiamo di analizzare il piano regionale di sviluppo, quindi questo documento redatto dalla giunta regionale che in qualche maniera anticipa le intenzioni per il governo della regione per i prossimi 5 anni, ed eventualmente analizziamo delle osservazioni in merito a questo piano. Il Movimento 5 Stelle in tal senso solleva e ha sollevato alcune osservazioni, soprattutto in merito ad alcune questioni. Ad esempio, abbiamo fatto alcune osservazioni in merito allo sviluppo dell'area ex Expo, oggi denominata Mind, in cui chiediamo che la posizione di Regione Lombardia sia molto forte, quindi cioè che Regione abbia un monitoraggio e un controllo dello sviluppo di quell'area, soprattutto in virtù del fatto che la maggior parte delle realizzazioni sono a vocazione pubblica. Oppure abbiamo per esempio chiesto una maggiore, in qualche maniera, investimento, incentivo da parte di Regione Lombardia per la formazione del personale addetto alla gestione dei beni confiscati. Naturalmente noi ci auguriamo che le nostre osservazioni vengano votate favorevolmente, e chiaramente poi vi aggiorneremo sul voto finale e sulla situazione finale del piano regionale di sviluppo, così come chiaramente andremo avanti con l'analisi della relazione sullo stato di attuazione della legge antimafia.